vengo a mezzo, dopo che ne metto. Allora, visto il tempo stretto, il mio sarà un po' un intervento ping pong da studenti, lavoratori, alla famiglia di Monnello. Allora, il 22 dicembre ero in corteo con gli studenti, non quelli che stavano fuori tangenziale, stavo con quelli di Tor Vergata, che stavamo sulla Tuscolana, e mi è arrivata la notizia della decisione degli studenti di rientrare all'università. E ho contattato i pezzi romani di Rete Nazionale Sicurezza sul Lavoro dicendo che forse era il caso che ci fossimo, e di fatti sono venuta e mi sono trovata di fronte le scritte che avevano fatto i ragazzi sul cantiere. Effettivamente la consapevolezza che è morto qualcuno per colpa dei padroni, siamo nel 2010, non parliamo più della schiavitù dei neri, è abbastanza antipatica. Quel giorno io ho apprezzato tantissimo tutti gli studenti presenti, perché con la consapevolezza di chi non ha futuro davanti, perché era il giorno in cui si combatteva contro la Gelmini, questi studenti hanno deciso di andare prima a bussare al rettore, che gli ha fatto trovare le porte chiuse, e di andare a trovare uno degli obiettivi che si ritiene responsabile delle morti, come diceva anche prima Enzo, i sindacati confederali, non i singoli RLS. Su questo vorrei essere chiara, non ce la prendiamo con i nostri colleghi lavoratori che sui posti di lavoro sono RLS per quelle singole sigle confederali, perché anche a loro vengono tagliati gli strumenti, anche a loro vengono tappate le ali e probabilmente non riescono ad arrivare fino in fondo nelle battaglie che vorrebbero affrontare. Quel 22 dicembre siamo andati sotto la CISL, abbiamo fatto un corteo spontaneo con i ragazzi, qualcuno lo vedo anche qui, vedo anche qualche altro lavoratore che è venuto sotto la CISL, è stato un corteo partecipato e sentito davvero. E da allora ci siamo tutti messi in testa che questa morte non deve essere l'ennesima che va nel dimenticatoio, semplicemente a fare statistica, e sono contenta di questa data, di come siamo riusciti a realizzarla, perché effettivamente oggi si suggella una bella alleanza, quella tra Rete Nazionale Sicurezza sul Lavoro nel suo snodo romano del Comitato 5 Aprile, con il Comitato Italiano degli Immigrati nel suo snodo romano, con gli studenti dell'università, perché questa è una battaglia che si deve fare tutti insieme. La battaglia per la sicurezza sul lavoro, come diceva Roberto, non è solo per chi lavora nei posti in cui appunto si esercita la propria mansione, ma è anche per chi vi passa. Io vi volevo leggere, senza dirvi che cos'è, ve lo dico dopo, alcune righe. Lo chiamava il laboratorio della morte. A Raffaella, la sua fidanzata, suo padre Alfredo, lo aveva detto più volte: quel laboratorio sarà anche la mia tomba. Una stanza di 120 metri quadri, tre porte e tre finestre non apribili, due sole cappe di aspirazione antiche e inadeguate, tutte le sostanze killer, le sue compagne di studio e lavoro lasciate lì sui banconi, nei secchi, in due frigoriferi arrugginiti, acetato d'etile, cloroformio, aceto nitrile, diclorometano, metanolo, benzene, con vapori e fumi nauseabondi e reflui smaltiti a mano. Quello che descrive è un caso dannoso e ignobile di smaltimento di rifiuti tossici e l'utilizzo di sostanze e reattivi chimici potenzialmente tossici e nocivi in un ufficio non idoneo a tale scopo e sprovvisto dei minimi requisiti di sicurezza. Così Emanuele comincia le 5 pagine datate 27 ottobre 2003, 3 mesi prima della sua morte. Emanuele evidentemente si rendeva conto delle condizioni di estremo pericolo in cui lavorava, ma la paura di perdere l'opportunità di carriera deve averlo fatto continuare. E così particolarmente grande fu la sua amarezza quando il coordinatore del dottorato di ricerca gli negò la borsa di studio, a lui, unico partecipante al concorso, solo perché ormai ammalato di tumore. Meglio conservare la borsa di studio per l'anno successivo per un altro studente. Io non avevo nessuna raccomandazione, scrive Emanuele. Mi chiedo come sia possibile che un concorso pubblico venga gestito in questo modo, senza nessuna trasparenza, legalità, senza nessun organo di controllo. Ma questa è la storia di un ricercatore, di uno studente, prima ricercatore poi, universitario della facoltà di chimica e farmaceutica giù a Catania. Sono morte circa 14 persone. Emanuele è stato nel laboratorio 2 anni. 2 anni sono bastati per morire, pensando invece di poter crescere con una carriera, con un'opportunità lavorativa. La domanda che si è posto in quello che è un testamento che lui ha lasciato e che poi alcuni giornalisti hanno rappresentato in un libro che si intitola Morti e silenzi all'università, ci rappresenta chiara la gestione che c'è della cosa pubblica e del futuro di questo paese. Non viene rispettata la Costituzione, l'abbiamo detto, non vengono rispettate le normative, anzi, semmai le normative vengono ristrette, ridicolizzate e messe a disposizione direttamente del padrone. Questa è una cosa che come Rete Nazionale Sicurezza sul Lavoro abbiamo combattuto sin dall'inizio, come Comitato 5 Aprile lo facciamo qui sul territorio romano.
E io come RSU, quindi come lavoratrice all'interno di un'azienda, mi trovo a fare tutti i giorni. E guardate, e lo dico soprattutto agli studenti, ecco perché dicevo un intervento ping pong, quando entrate nel mondo del lavoro, preparatevi, perché ogni volta che farete una denuncia, una segnalazione, sarete i primi ad essere attaccati. Nessuno vi dirà bravo che tu lavori per difendere i diritti di tutti. Nelle denunce che feci quando fui RLS in un'azienda romana, dai verbali degli ispettori del Ministero del Lavoro emerge come io sia stata aggredita anche dagli stessi colleghi RLS di altre sigle confederali. Quindi l'ispettore sul verbale disse: non si capisce perché la signora Monti non fu aiutata dai colleghi di altre sigle sindacali, piuttosto fu attaccata. E questo lo voglio sottolineare per i familiari di Mohamed e per i lavoratori che lavoravano con Mohamed quel giorno. Si troveranno soli, perché verranno attaccati dagli altri lavoratori, dall'azienda, sicuramente verrà attaccata la figura di Mohamed, che è vero, non doveva portare quella macchina quel giorno, e quindi diranno che magari era colpa sua se è morto. Bene, non siete soli, perché noi qui siamo tanti e tanto incazzati su questa cosa, tutti i giorni ne sentiamo. E quando Alessandra parlava di rete legale, è importantissimo sapere che c'è un appoggio, perché quando non si hanno disponibilità economiche per andare da un avvocato, ti passa la voglia di combattere. Quando senti che alcuni processi dei più importanti vedono scarcerati i colpevoli e vengono magari portati in tribunale quelli che occupano le sedi delle agenzie interinali, e ti girano un poco. Quindi sappiate che non siete soli, vi potete rivolgere appunto alle sigle presenti. E chiudo l'intervento, sempre riagganciandomi alla rete legale, facendo un appello ai giuristi democratici presenti, perché noi siamo il paese delle anomalie. Succede di tutto, e succede anche che nel 2010 ci sia qualcuno che rischia una condanna per diserzione aggravata per avere denunciato all'interno della Croce Rossa Italiana la sorella di Gianni Letta, che è la presidentessa dell'ente. Ebbene, questa persona è un maresciallo che si chiama Vincenzo Zito, con cui vi metterò presto in contatto. C'era su lei qualche giorno. Ah, esattamente, lui ha fatto tutte queste denunce. Il 18 febbraio ci sarà l'udienza per la condanna per diserzione aggravata. Cioè, io vorrei ricordarvi che in altri tempi per diserzione aggravata si moriva per fucilazione. Lui se la merita questa diserzione aggravata, perché una commissione tecnico-medica della stessa Croce Rossa ha detto che lui non si doveva presentare nella sede dove sarebbe dovuto andare a lavorare perché non idonea rispetto alle sue condizioni di salute, e quindi non si è presentato. La stessa Croce Rossa gli dà diserzione per abbandono del posto di lavoro, praticamente. Quindi ci sono una serie di cose che non vanno bene, e poiché lui ha denunciato anche la commissione che era andata a fare le indagini diciamo sui dossier anche a livello fiscale, si è beccato una controquerela dagli ispettori che hanno sospeso quelle indagini. Quindi io veramente vi consegno con il cuore in mano questa vicenda, e vorrei ringraziare in particolare Candy del Comitato Immigrati Italia, perché da quando le abbiamo detto di rintracciare la famiglia di Mohamed non si è fermata fino a che non ci è riuscita. Grazie.